Real Maestranza 2017, il nuovo capitano è Giuseppe Tumminelli della categoria Carpentieri e Ferraiuoli. Sicilia Acque, avviso di garanzia per un dirigente e un impiegato. Denuncia di un nisseno per coltivazione di pianta di sostanza stupefacente. Stalking, tentata violenza sessuale, arrestato un minore. L'opposizione si spacca in consiglio a Caltanissetta, Magri 5 Stelle, il bando ponte sui rifiuti era da approvare. Ruvolo e volontà della regione investire nei consorsi universitari. Libreria a porte aperte, incontri in reading teatrali a Caltanissetta. Esposizione ornitologica nazionale, città di Caltanissetta. A tra poco. Benvenuti ad una nuova edizione di TCS News. Real Maestranza 2017, il nuovo capitano è Giuseppe Tumminelli della categoria Carpentieri e Ferraiuoli. Il servizio. Elette le cariche capitanali della Real Maestranza 2017. La categoria dei Carpentieri e Ferraiuoli ha eletto il maestro Giuseppe Tumminelli capitano della Real Maestranza. Alla presenza dei rappresentanti dell'associazione Gaetano Villanucci e Gianni Taibi. Il nuovo capitano, 53 anni, sposato e padre di due figli, ha rivestito in passato le cariche di portabandiera, alfiere maggiore e scudiero. All'età di 26 anni, capo dell'impresa edile del Cavaliere La Cagnina, nel 2001 si mette in proprio, costituendo un'impresa edile ancora attiva nel settore. Da 495 anni esiste la Real Maestranza. Io sono uscito in processione la prima volta nel 1987, quindi sono molto emozionato di rivestire la massima carica. Sicuramente è un'elezione bellissima, lieto di essere qua ad elogiare il nuovo capitano e voglio tramandare l'emozione che ancora non è iniziata nei suoi confronti. È una bella esperienza. Grazie alla categoria dei Carpentieri. Ho l'onore di consegnare tutto a Peppe Tumminelli, nello stesso tempo le cariche nuove, la Labardiere Bello, l'Alfiere Maggiore Bollo, lo Scudiero Michele Arcangelo, perché il nome è lui, Miraglia, Tomasella e Portabandiera e per finire il nostro decano portabandiera storico. È stata praticamente della categoria, già ce l'avevano in mente loro, il suo capitano. Quest'anno è stata una bellissima elezione, un'elezione di una categoria che dovremmo prendere esempio tutti. Tutti perché sono state fatte le cariche all'unanimità e ad acclamazione, con molta serenità e con molta combattezza. Sono 10 anni già che sono con loro, stiamo facendo anche un cammino formativo che ci porta anche a vivere questa settimana santa da un punto di vista cristiano. Avviso di garanzia per un dirigente e un impiegato di Sicilia Acque. I particolari nel servizio. I carabinieri del comando provinciale di Enna hanno notificato un avviso di conclusione indagini preliminari con contestuale informazione di garanzia emesso dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta a carico di un dirigente e un dipendente della Sicilia Acque SpA. I due sono indagati in concorso tra loro in ordine al reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previsti e puniti dall'articolo 256,1 e 260 del decreto legislativo 152 del 2006. Il primo, quale dipendente di Sicilia Acque SpA, responsabile degli impianti di potabilizzazione dell'acqua nella regione Sicilia, gestiti da Sicilia Acque, e il secondo, quale dipendente della società, responsabile dell'impianto di potabilizzazione di Troina.
Dalle indagini svolte dai carabinieri della compagnia di Nicosia e coordinate dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, gli indagati in concorso tra loro avrebbero agevolato, pur essendone a conoscenza, lo smaltimento abusivo nelle acque del fiume Troina di consistenti quantitativi di rifiuti non pericolosi, costituiti da fanghi di sedimentazione prodotti dall'impianto di potabilizzazione Ancipa. È gestito appunto da Sicilia Acque SpA. Una percentuale consistente di melme prodotte dal processo di potabilizzazione risultano infatti essere state riversate nel fiume Troina, che scorre a valle dell'impianto attraverso una canalizzazione interrata realizzata ad hoc. La condotta del dirigente e dell'impiegato sarebbe stata finalizzata a realizzare un maggiore risparmio dei costi di smaltimento dei fanghi stessi, che normalmente devono invece essere conferiti in discarica, e abbattere contestualmente il costo del personale da destinare al controllo degli impianti. Sicilia Acque SpA risulterebbe responsabile per aver reso possibile la consumazione di quanto sopra senza porre in essere nessuna attività di controllo e monitoraggio. L'indagine condotta dai carabinieri della compagnia di Nicosia ha avuto inizio nel mese di agosto 2015, quando gli investigatori, unitamente ad alcuni consulenti tecnici, effettuarono un'ispezione dell'impianto di Troina, accertando l'esistenza di un anomalo tubo di scarico inserito nella vasca dedicata al trattamento dei fanghi. La tubazione permetteva all'occorrenza lo sversamento dei fanghi in una griglia di scarico delle acque piovane verso il fiume a valle. Nel corso delle indagini è emerso come l'attività di smaltimento illegale fosse una consuetudine e gli stessi operai ne fossero a conoscenza. Le indagini hanno accertato realmente uno sversamento di fanghi nel fiume Troina, tuttavia a seguito di accertamenti tecnici è stato documentato che non vi è una compromissione ambientale dell'acqua del torrente e dell'ecosistema. Nisseno denunciato per coltivazione in casa di marijuana. I carabinieri della stazione di Caltanissetta hanno denunciato a piede libero un ragazzo nisseno MD, 28 anni, per coltivazione di pianta di sostanza stupefacente. I carabinieri hanno effettuato ieri sera una perquisizione domiciliare all'interno dell'appartamento del giovane, nel centro di Caltanissetta, durante la quale è emersa una pianta dell'altezza di oltre un metro, nascosta all'interno della camera da letto. La pianta è stata sequestrata e il giovane nisseno risponderà all'autorità giudiziaria della coltivazione illegale della sostanza stupefacente. Stalking e tentata violenza sessuale, arrestato un minore. I carabinieri della compagnia di Nicosia, coordinati dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, Laura Vaccaro, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un minorenne residente in provincia di Enna, ritenuto responsabile di stalking e tentata violenza sessuale su minori. Come ricostruito dai carabinieri su denuncia della vittima, il minore fermato nelle settimane scorse avrebbe preteso dall'ex fidanzata coetanea, sempre residente della provincia di Enna, atti sessuali con la minaccia, in caso contrario, di rendere pubbliche delle immagini e video in cui la ragazza stessa sarebbe stata ripresa di nascosto nel compimento di effusioni amorose. La ragazza, stanca delle continue pressioni ricevute dall'ex fidanzato coetaneo, ha deciso di recarsi insieme ai genitori dai carabinieri per denunciare l'accaduto. Il ragazzo ha continuato ad insistere nelle chiamate, richiedendo appuntamenti alla giovane vittima e costringendola a concordare un incontro, appuntamento al quale si sono presentati i carabinieri che lo hanno fermato e tratto in arresto. La Procura della Repubblica per i minorenni, che ha diretto le indagini, ha disposto l'accompagnamento del giovane presso l'Istituto Penale Minorile di Caltanissetta. In questi giorni si sono susseguite polemiche e attacchi da gruppi consiliari dell'opposizione nei confronti soprattutto di Giovanni Magrì, capogruppo consiliare del Movimento 5 Stelle. Questo perché Magrì ha votato favorevolmente per il bando ponte sui rifiuti presentato dall'amministrazione Ruvolo. Sentiamo il perché del voto dallo stesso Giovanni Magrì. Sì, al di là delle assurdità che sono state dette in questi giorni, le ragioni sono molto ovvie. Questo bando ponte è un piccolo passo avanti, ma importante, per andare verso una strategia, la cosiddetta strategia che noi da sempre sposiamo, che è la strategia rifiuti zero. Cosa significa? Significa che questa città, intanto col bando ponte, inizierà a differenziare di più. Ci sarà un porta a porta più spinto, cosa che non avremmo potuto avere con una proroga. E
Chiaramente, oltre a questi elementi, in questo bando ponte non abbiamo cassonetti intelligenti, che non hanno nulla di intelligente, non abbiamo isole ecologiche, non abbiamo quindi varianti urbanistiche, non abbiamo da acquistare aree per andare a fare le isole ecologiche. Sono tutta una serie di elementi che i cittadini devono conoscere e che invece chi non si sa per quale motivo vuole solo devastare ancora questa città non ha detto. Quindi il Movimento 5 Stelle vota le cose importanti, le cose valide. È vero che il nostro sindaco è stato molto inadempiente e che ci sono ancora dei problemi aperti, ma su questo non ci sono dubbi, noi lo diciamo da sempre, noi stiamo pure raccogliendo le firme per le dimissioni del sindaco, ma se c'è un progetto valido, il progetto va votato. Noi almeno come Movimento 5 Stelle abbiamo ragionato e ragioneremo sempre così. Un'altra cosa importante comunque che questo bando ponte ha evidenziato è anche una salvaguardia dei posti di lavoro e addirittura una implementazione oraria. Quindi non si capisce veramente perché questo bando ponte non andava votato. E si scongiura la preoccupazione che tra 6 mesi le discariche in Sicilia saranno nuovamente piene. Perfettamente, perché qualora arrivasse un'emergenza rifiuti, noi in questo modo facciamo prevenzione e con molta probabilità sarà una delle città che il cittadino vedrà pulita, non tutte le vergogne che si vedono ogni giorno quando bloccano le discariche e tutto rimane per strada. Il sindaco di Caltanissetta, Ruvolo, nei giorni scorsi ha scritto al presidente Crocetta e all'assessore regionale all'istruzione Marziano per chiedere che fine hanno fatto i 400.000 euro promessi da Crocetta per rilanciare il consorzio universitario di Caltanissetta. Questa mattina abbiamo sentito il sindaco Ruvolo, vediamo se ci sono novità. Da loro ancora no. Ieri sono stato convocato dall'assessore Baccei invece, che ha convocato tutti i sindaci dei comuni che sono coinvolti nei consorzi universitari. E diciamo che indirettamente ho avuto una risposta, perché la mia preoccupazione era quella di capire in che modo la Regione si coinvolgeva nel garantire che i decentramenti universitari e quindi la vita dei consorzi fosse assicurata nel futuro. La città di Caltanissetta ha investito da più di 20 anni in questa realtà e chiaramente questa realtà deve assolutamente continuare a esistere e a crescere. E ieri dall'assessore Baccei ho avuto delle rassicurazioni, perché ho visto che finalmente ci si pone in una logica di pianificazione. Quindi ci è stato comunicato che è volontà della Regione di assicurare la vita dei consorzi, di coinvolgere direttamente le università, corresponsabilizzandole nella dinamica dei consorzi e nella prospettiva. Io ho ribadito il fatto che è necessario che vengano garantite le coperture finanziarie per fare in modo che i consorzi possano vivere e garantire la qualità dei servizi, che sono appunto i servizi formativi. E da questo punto di vista ho percepito questa volontà e adesso si inizierà a lavorare in una logica nuova, con l'idea di definire una legge nuova che inquadri il ruolo dei consorzi, li normi in maniera precisa e soprattutto caratterizzi le peculiarità di ogni consorzio, quindi nel nostro caso la vocazione biomedica, quindi gli investimenti che sono stati fatti anche negli ultimi 2 anni in questo senso e la crescita in questa dimensione, e anche la parte che riguarda la vocazione del nostro territorio, che sta producendo eccellenza nelle filiere agroalimentari e quindi corsi specifici che possono aiutare nell'innovazione, nei sistemi di coltura, nei sistemi di trasformazione, nel marketing, nell'internazionalizzazione, possono essere degli investimenti che sono stati recepiti e adesso inizieremo un lavoro insieme proprio per operare in maniera tale che nel prossimo futuro la presenza e la vita del consorzio possa essere rafforzata.
Per tutto il mese di ottobre a Caltanissetta, libreria a porte aperte, incontri e reading teatrali. Per la presentazione del libro di Francesco Daniele Miceli, Un Natale spettacolare. Sentiamo lo stesso autore al nostro microfono. Ci stiamo divertendo tantissimo in questo mese di ottobre a mascherarci, a mettere mantelli e far vestire anche le commesse del negozio per trasformare proprio l'antica libreria delle Paoline, che ha ben compiuto 76 anni di vita, in un vero e proprio laboratorio teatrale interattivo, dove i bambini, oltre a fare una piccola merenda, giocano insieme a noi, ascoltano la musica e soprattutto leggono. È il modo più straordinario per avvicinarli anche all'amore, proprio per la lettura, anche in quest'era tecnologica. E tutto lo spettacolo e tutti i momenti vengono appunto tratti da Un Natale spettacolare, un libro pubblicato proprio dalle Paoline, che racconta la straordinaria storia di un'amicizia, quella tra Messer Giovanni e Francesco de Assisi, che ha portato alla creazione del primo presepe della storia. Si sta svolgendo nel salone dell'Istituto Rapisardi di Via Turati a Caltanissetta la 19ª esposizione ornitologica nazionale Città di Caltanissetta. Devo dire, come quasi ogni anno, qui abbiamo uno spettacolo quasi unico. Ricordiamo che questo è un concorso di bellezza dedicato ai volatili. I volatili presenti sono circa 800, ma la cosa che mi piace rimarcare è l'assoluta fiducia che ripongono in noi tantissimi allevatori provenienti da tutta la Sicilia, nonostante in questa settimana si svolgano altre due manifestazioni in contemporanea. La mostra è già in itinere, siamo nel pieno del giudizio, quindi da oggi cominceranno le prime gioie e le prime delusioni per gli allevatori. Domani, venerdì, avremo una giornata importantissima dedicata alle visite scolaresche e alle associazioni, e stamattina dobbiamo ringraziare anche la presidenza di questo istituto che ci ha concesso l'aiuto di alcuni allievi. Sabato e domenica ci sarà l'apertura al pubblico. Lei è il presidente di giuria, ha già dato un'occhiata, quindi sì, già si è fatto un'idea. Ho già giudicato dei soggetti, perché ho due compiti in questa mostra. Uno, di presidente di giuria, quindi devo coordinare tutti i giudici. Un altro è quello che devo giudicare dei soggetti, quindi due compiti abbastanza importanti, abbastanza significativi. Niente, ho trovato qua veramente una bella qualità in questa mostra, quindi soggetti effettivamente che vanno la pena, diciamo, di premiarli, e quindi sicuramente sarà una gioia per l'allevatore che si vede premiato il proprio soggetto. E quali sono questi uccellini che l'hanno colpita? Ma ci sono dei bossù in cui ho visto c'è una buona qualità, uno scotch, un oso, tutte le razze della mia specializzazione. E anche per oggi abbiamo concluso, grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima edizione.